Oh, ma secondo voi, ragazzi, chi ha più credibilità? Un professionista che ancora continua a farlo o uno che fa finta di essere in televisione su YouTube e si pettina con il petrolio e serve i ravioli alle feste paesane? Cioè, secondo voi, chi ha più credibilità? Abbiamo assistito ad uno show di un pagliaccio che, dopo aver diffamato un PM, parlo di Viola, diffama anche una persona seria come Moncalvo, perché decidetelo voi chi è la persona seria tra tutti questi personaggi. Io, ripeto, dopo le parole di Gigi Moncalvo, sono rimasto stupito, ma comunque quelle sono parole che ti danno anche speranza, perché sono parole che ti fanno capire che ancora ci sono delle persone serie, indipendentemente dalla fede calcistica. 3 o 4 pagliacci su YouTube, non li voglio offendere, vi chiamo pagliacci perché voi siete dei pagliacci, non sapete nemmeno cos'è una plusvalenza. Quello lì che si pettina con il petrolio, si mette la giacca su YouTube e fa finta di essere in televisione, irradiato, non sa nemmeno cos'è una plusvalenza. Sono degli ignoranti, sono delle capre, compresi gli altri due, che parlano tutti i giorni dell'Inter. Parlano dell'Inter perché sono dei poveri ignoranti, non hanno argomenti, non conoscono il calcio e si sono accorti che, parlando sempre male dell'Inter, si sono accorti che raggruppano una miriade di tifosi frustrati perché sono stati umiliati sul campo dall'Internazionale Football Club da Milano, e ci sta di essere frustrati come tifosi, eh? Lo sono stato anch'io. No, non c'è nulla di male. Cioè, il tifoso di calcio è un tifoso che agisce costantemente di pancia, un tifoso che diventa un morale. Non ti dico che vive in base ai risultati della propria squadra, ma il tifoso di calcio lo sappiamo tutti come siamo, ragazzi. La cosa che bisogna sottolineare, perché non è che l'ha detta un radiato o uno che si pettina con il petrolio e fa finta di essere in televisione su YouTube, l'ha detta Gigi Moncalvo, che molti dicono è contro Elkan perché lui è amico di Agnelli. Qualcun altro, in maniera maccheronica, ha detto: no, guarda, voleva lavoro da Elkan, Elkan non gli ha dato lavoro. Cioè... La cosa che bisogna sottolineare, qualcuno mi ha detto, Giuse, verrà approfondita nel processo Prisma a Roma, perché parliamoci chiaro, per quanto concerne la giustizia sportiva è finito tutto a tarallucci e vino, 700.000 euro di multa, con bilanci falsificati, con il discorso degli stipendi. C'è da dire che la Juventus, per quello che dicono le carte, ha potuto comprare dei giocatori che gli hanno permesso di arrivare in Champions League e prendere dei soldi. Per quello riguarda i tifosi del Milan, forse qualcuno che si è scordato il gol di Muntari lecca talmente tanto il sedere a quelli della Juventus, perché forse siete andati in Champions League al posto della Juventus, avete preso quei 50-60 milioni dalla Champions, e quindi anche voi, cari milanisti, avrete un bilancio di cartone a fine giugno 2024, perché quelli sono soldi che non vi spettavano. Forse siete riconoscenti ai vostri amici juventini, con cui vi siete spartiti la torta per anni, e allora ora avete fondato il gruppo Rosso Bianconeri. La cosa su cui bisogna comunque non battere, la cosa su cui bisogna far luce, perché questi pagliacci volevano far passare il messaggio che i membri della Covisoc si fossero dimessi per i conti dell'Inter. No, il signor Moncalvo ieri lo dice, lo fa capire benissimo. Moncalvo dice che se parla la Covisoc, per quello è successo tra Agnelli e Gravina, succede un casino. Quindi facciamo parlare i signori della Covisoc. Se non avete nulla da temere, lo dovreste dire anche voi, juventini e milanisti. Facciamo parlare quelli della Covisoc, perché fino a prova contraria, la Juventus con quei bilanci non poteva iscriversi al campionato. C'erano in atto delle pene non severe di più, tra l'altro si parlava anche di arresto. È stato fatto un patteggiamento per ricevere meno punti di penalizzazione, ma soprattutto è stato fatto un patteggiamento per continuare
ad iscriversi al campionato di Serie A. Attenzione, ma questo non ce lo dice solo Moncalvo, questo ce lo dicono le carte processuali. Moncalvo lo va a confermare. Ma allora facciamo parlare i signori della Kovisok. Voi che dite che sono dimessi per l'Inter, vediamo i signori della Kovisok, chiediamoglielo. Vi siete dimessi? Perché cosa vuol dire non c'erano più gli estremi per lavorare? Perché vi siete dimessi? A quanto pare Moncalvo dice che si sono dimessi per quello che è successo anche tra Elkan e Gravina, perché poi alla fine Gravina si è dimostrato, guarda, in fondo, anche una persona seria, perché ha detto, ha certificato, ha ammesso quello che ha fatto. Ho salvaguardato il brand Juve, la Juve va salvata, ed è quello che hai fatto, Gravina. Il problema è che ora qui però bisogna tirare le somme, caro Gravina. Perché se lo Stato vuole commissionare la FIGC, ci sarà un motivo, ma che lo facesse lo Stato italiano? Però facciamo parlare quelli della Covisoc. Perché vi siete dimessi? Che è successo? Moncalvo dice la verità o no? Perché vi siete dimessi? Perché Moncalvo dice, se parla la Covisoc, sono guai e viene fuori un casino? Perché? Perché? Questo voglio capire io. Perché la Juventus non poteva iscriversi al campionato. Elkan ha patteggiato, la prima cosa che ha fatto si è ritirato dalla Superlega, ha rinunciato ai 400 milioni di richiesta d'anni da parte di Andrea per Farsopoli, si è messo a 90 un po' verso Gravina, una mano ha lavato l'altra e tutti e due hanno lavato il viso, cari gobbi, e questo è quello che è successo. Quindi quando dite che il campionato è falsato, forse avete ragione, perché forse voi non dovevate nemmeno partecipare. Ciao Winter!